Si torna a vedere il calcio che conta, come dice il collega della Nazione Giampiero Bedini. Grazie a Vincenzo Torrente, alla società, ai giocatori, il Gubbio contro la Lucchese rientra dove l'avevi lasciato tu, ai playoff, in fin dei conti, no? Un'altra pagina di storia calcistica. Sì, un'altra pagina importante abbiamo regalato ai nostri tifosi questi playoff. Ce li giochiamo con grande entusiasmo, con grande motivazione per far bene, e quindi domani vogliamo tornare a vincere in casa. La Lucchese è il peggior avversario che potesse capitarci, sei d'accordo? Sì, è una squadra che ha fatto molto bene, è una squadra che ha appena 2 punti sotto di noi in classifica, in campionato, è una squadra che ha degli ottimi giocatori soprattutto davanti, è una squadra che gioca a grande intensità, molto aggressiva, molto intensa, quindi sì, ci aspetta una partita difficile, ma ripeto, noi giochiamo in casa, vogliamo vincere cercando di non far calcoli, perché non siamo una squadra da far calcoli, ma provare a batterli. Come si batte la Lucchese? Con le stesse armi loro, quella dell'aggressività e grande intensità, e poi noi abbiamo la nostra identità e cercare di giocare come sappiamo fare noi. Quindi da questo si intuisce che non ci saranno stravolgimenti tattici, visto che in settimana qualcuno ha palesato anche la possibilità di giocare con un trequartista. Ma queste alternative ci sono sempre, poi magari a gare in corsa possiamo anche variare, quindi questo può succedere durante la gara. Sono tutti a disposizione? Sì, tranne Migliorini e Aurelio, però poi tutti a disposizione, tutti che hanno voglia di giocare, di dare il proprio contributo. Questo ho visto sta settimana ragazzi molto concentrati, sanno che hanno una grande occasione, hanno visibilità. E poi soprattutto siamo riusciti ad arrivare ai playoff, quindi vogliamo far bene. Vincenzo, la tua carriera calcistica è anche la fortuna del Gubbio, senza dubbio, e scusa la rima. Quando tanti anni fa facesti giocare Gomez centravanti, qualcuno ti prese per pazzo, dice, ma come, questo ha sempre giocato esterno, questo. E poi invece Gomez è arrivato in Serie A giocando da centravanti. Aveva avuto un'altra intuizione geniale. L'esperimento di Malaccari in difesa a Montevarchi, dettato dalle esigenze, dalla contingenza, però secondo me era già un pezzo che ci stavi pensando, perché una volta dicesti a me, a Bedini, che Malaccari poteva fare tutta la catena di destra. È un'opportunità, una soluzione, è anche un futuro per questo ragazzo? Io credo che Malaccari abbia già fatto questo ruolo in passato e l'ha fatto con me in questi anni, quindi non vedo niente di nuovo, cioè può giocare benissimo anche da terzino, può fare la mezzala. Con me ha giocato sia a 4 che in qualche occasione quando abbiamo giocato a 5, ma non è un problema, anzi, è un giocatore tatticamente, Nicola, intelligente, e quindi non è una novità eventualmente Nicola terzino. No, la novità eventualmente potrebbe essere quella che in corso d'opera si alza 20 metri e invece che un 4-3-3 diventa un 3-4-3. Ma quello poi sono i movimenti,
si parte con un sistema, ma poi quando si muovono i giocatori diventa un altro. Beh, certo, non sono stati nel presepe. Sì, esatto. E loro hanno questo attacco che è molto veloce, molto, molto agile, manovriero, eccetera. Questo porterà a scegliere dei difensori meno fisici e più dinamici? Ma questo dipende. Loro hanno due giocatori, Nanni e Semprini, che sono due giocatori fisici, però hanno giocato anche con due giocatori, due trequartisti. Quindi, ma al di là di come giocheranno loro, farò delle scelte in base alle esigenze nostre tattiche. Rispettiamo gli avversari, ma poi pensiamo a noi. Pagliuca, già nel match di andata, il tecnico della Lucchese ha avuto parole di elogio per come lavori, per il Gubbio, per come gioca, eccetera, eccetera. E anche in settimana ha rilasciato dichiarazioni dicendo: giochiamo contro un Gubbio che Torrente ha creato squadra, è una squadra vera, non è un gruppo di ottimi giocatori, è proprio una squadra, gioca da squadra. Penso che ti faccia piacere questo. Sì, mi fa piacere, ma come la Lucchese è una squadra che ha fatto bene, è una squadra che ha dei valori, ripeto, hanno fatto 50 punti, noi 52, quindi è una squadra da temere, rispettare, ma dobbiamo giocare, come ho detto, con grande intensità, con massima concentrazione, perché i dettagli in queste partite diventano ancora più importanti e decisivi. E quindi dai ragazzi mi aspetto questo. È una finale secca, è la prima finale del campionato. È una finale, sì. È una finale che noi dobbiamo far nostra. Quanto potrà incidere il pubblico? Domani si torna senza mascherine? Non ci no, io mi auguro che ci siano tanti nostri tifosi, io mi auguro, perché questo è un regalo che abbiamo fatto a loro, la società, i ragazzi, lo staff, i dirigenti, quindi è un'occasione per vedere una bella partita. Sarà importante il sostegno del pubblico. È fondamentale, perché mi piacerebbe far conoscere il vero popolo egubino, no? Vedere lo stadio di nuovo pieno.